Allora Luzio, ti dicevo che abbiamo fatto questo video di Milano-Roma per la Rai, no? Abbiamo fatto un roba grossa. Esatto, adesso c'è stata richiesta dalla Fininvest una duplicazione che sarà il nostro Milano-Roma che invece è Senigallia-Pesaro. Ovviamente. Diciotto di fuffa. Ovviamente il budget è più basso, non ci rimborsano l'autostrada, non ci rimborsano la benzina, quindi niente, si risparmia con la statale. E anche come altri budget sono stati molto bassi, però ci ha dato molta libertà, nel senso che hanno dato due o tre argomenti, se no possiamo parlare di più. Ma non avete per farmi la barba? Ma no, va bene anche così alla fine, stanza, fai più schifo, fai più iena, capito? Non è che faccio un po' più schifo. Anche, anche. Quello è sempre, anche senza barba. E niente, allora ti dico il primo argomento, poi possiamo andare a braccio. C'è caso che c'ho le piattole? L'argomento è il futuro dei social network. Ho capito, il futuro dei social network. Quali? Tutti. Se vuoi puntare sul principale, Facebook, Facebook, Twitter, ma tutti. Cioè, come è scritto Facebook? È scritto Facebook. Facebook? Non mi risulta, non lo conosco. Sicuro che è scritto Facebook. F-A-I-S-Book, B-U-K. Io capisco che siamo sulla fine, questa puoi fare anche un po' la cosa leggera di prima serata, un po' con cabarettistica, però penso che vogliono anche dei contenuti. Ah, beh, c'è ragione. Oltre alla bellezza. Sto distraendo perché voi faccio sempre il burlone, hai capito? Sta parlando della piattaforma di Facebook. Io vado sempre su Pinterest. Lo conosce lei? Lo conosco, ma non l'ho mai usato. Quello delle foto. Allora, quindi vorrei, però, bello. Secondo te Facebook continuerà a crescere, i social network continueranno a crescere, o la gente si stuferà, tornerà nella strada? Grande dilemma. E non userà più internet. Ti faccio una domanda. Grande semplice, dilemma. E forte anche. Semplice e forte. Come piace a me. Io penso che la piattaforma dei social network non muore. Perché? Si evolve come tutti i cancri della società. Ah, quindi secondo te però è un cancro, un male? Eh sì. Perché? Perché mi stai a parlare come quando la gente usava come mezzo di trasporto le proprie gambe, poi dopodiché ha usato la piattaforma delle quattro ruote, per farla breve. Oh, sì. Cosa hanno fatto? L'hanno abbandonata? No, va di moda la bicicletta, l'elettrico, il mazzo, il pannello, l'eolico, la pala che ti spinge, ma alla fine la piattaforma delle quattro ruote si evolve, non ci avremo più il trattorino, ma c'avevo magari il mezzo, quello super, super comfort, come utilitario. Perché hai detto che è un cancro in social network? Perché è un cancro? Cioè, migliora o peggiora la vita dell'uomo? Perché ci facciamo guidare in tutto. Quello che è la nostra comunicazione, quello che è il nostro andare, questo che è il nostro fare. I social network guidano la gente in quello che deve comunicare? Certo, perché è una piattaforma creata da una persona, insieme a un'equipe di squadra, dove comunque convogliono in teoria gli interessi generali delle persone di come possono interagire con questa piattaforma attraverso i loro amici. Però è come se è un po' teleguidata. E loro ti hanno inventato la pugnetta dei mi piace, la sega del condividi, del commento, e con quello hanno creato la creatività della gente che sta lì. Però alla fine te sta lui telecomandando anche a livello sociale la comunicazione, che poi anche al bar c'è, anche a livello di battute, perché oramai la psiche umana lo vede mille volte al giorno sul cellulare, tutti questi termini che di uso popolare nel social network, che anche che magari nella battuta tra un amico, condividi, dai, commenta, argomenta, diventa anche uno slang poi usato. Poi dopo, logico, che come tutte le lingue hanno bisogno di evolversi, lei ha studiato la lingua italiana, lo sa, che poi si storpiano, che magari poi dopo si accetta dei vocaboli che una volta non si usavano. D'accordo, ma secondo te questo è un male? Cioè, il fatto che è un cancro, è un cancro, perché si spinge, che l'uomo spinga una massa di uomini in una comunicazione, quindi si perde l'identità individuale. Secondo te esiste un'influenza sociale nella società dei social network, e secondo te questo è sbagliato, perché fondamentalmente è l'influenza di una persona, di un ristretto numero di persone, certo, nei confronti della società, certo, in generale. Che vale da capire, a livello di loro indagini statistiche, hanno capito che studiando in un certo qual modo la grafica, come è strutturato la comunicazione, sia di uso piacevole a tutti. No, hanno preso, diciamo, a livello di marketing qualcosa che poteva essere buono, ma quando c'è la massa, poi il buono viene sempre, perché c'è la massa lì, e quindi se lo fanno piacere, se lo adattano, se lo consumano, se lo impappinano, se lo indottrino. Però quando tu hai bisogno nel far tutte le cose del mondo, anche per ricordarti, oh, il compleanno dell'amico mio, chiappamolo su Facebook per dire se domattina c'è alle 16,
cambiato la vita, perché quella 20 anni prima il compleanno te lo ricordavi in maniera col calendario che te lo regalava anche Sant'Antonio de Padova e che cavolo ne so, con gli appunti che mettevi carini sulle calamite del proprio frigorifero, le persone care, hai creato una creatività nella tua comunicazione col fai da te. Ognuno portava il suo e poi dopo c'era sempre il branco del gruppo di riferimento in cui uno usciva e si rendeva più o meno singolare e più o meno magari anche collettivo nelle scelte di dire io mi ricordo il compleanno uguale a te. Però ecco, c'era più spontaneità o comunque sia c'era più uomo. In questa maniera, allora, per camminare da una città all'altra, come stava facendo adesso, è la macchina, perché se no in altro modo con il nostro con il corpo umano non siamo buoni. Per dire buongiorno e per farsi il compleanno, modo attaccante sto coso e non mi si collega manco, poi sono anche handicappato con la tecnologia, non lo so dove vogliamo andare, cosa vogliamo. Vogliamo anche convogliare e alimentare i pensieri del nostro cervello, ci attacchiamo una macchina qui che dice ma quali saranno i piaceri che il mio cervello in questo momento vorrebbe sfruttare come risorsa migliore a livello energetico per stare bene domani mattina o per avere un orgasmo, sì. Fatico di meno, può essere che madonna, mi velocizzo i tempi. Allora prendiamo l'esempio della macchina, la macchina può essere uno strumento che a volte è inutile perché se devi andare a 100 metri da casa tua è sbagliato prendere la macchina e anche in città puoi andarci in bicicletta, ma nell'esempio questo in cui stiamo andando da Senigallia a Pesaro, la macchina o comunque un altro strumento è utile, forse anche i social network. Tutto è utile, ma a livello come viene usato. Tu lo sai, te l'ho dato pure quel testo, se l'avevi letto, no, di economia politica, che è il primo manuale del primo anno, che dice che tutte le innovazioni che vengono introdotte sono nate per dare una comodità, per creare un lusso, certo. Poi dopo diventano dal lusso alla comodità diventano una necessità di vita. Tanto il motore dell'azione economica umana è la pigrizia, diciamo, in un certo senso, che ti porta a trovare delle soluzioni per vivere meglio. No, ma è bello che poi dopo quel vivere meglio, quando ci si aggrappano 1, 10, 1000, 100, ecco che diventa una necessità, perché avendocelo tutti, okay, che fai? Quindi secondo te il social network e la macchina è un vizio, è un modo per impigrirsi, diciamo, perché nessuno riesce più a ricordarsi i compleanni di tutti. Ma perché è una necessità impigrirsi, perché già la società gli lotta e gli lotta contro, gli rema contro, gli dettano i tempi, gli orari, Facebook, in 2 secondi lo accendi, metti Facebook, se ti prende, perché la navigazione, noi siamo, non abbiamo le fibre ottiche, non abbiamo grandi campi di cose, sono arrivate, ma se vedono i tubi, ecco, non l'efficacia, ma è quello che voglio dire, rimane il fatto che chi, se ci mettiamo nella logica che dobbiamo risparmiare tempo per fare qualsiasi cosa, ragazzi, allora prendiamo anche la macchinetta per fare il nostro stronzetto dall'ano, che magari ci facilitiamo, che non dobbiamo stare col fumetto per avere lo stimolo. Oppure, come ti ho detto anche prima, il cervello mette della macchinetta e trovi il piacere del giorno, allora, senza che ti devi ingavinare il cervello. Non ti vorrei terrorizzare e scandalizzare, ma la macchinetta che ti fa fare la cacca esiste già. Sono i rilassativi. Rilassativi, però sai, è un po' forte, il Gutalax, sai. No, vabbè, però esiste già la tecnologia per aiutare. Sì, ma lo piava anche mio nonno, il Senna, il Pursaid si chiamava, il Senna, per cagare. Poi dopo ne piavano la sticca, dopo sticca, perché se ti abitui per cagare più facile, anche lì i farmaci così scende, diventano che te il corpo è saturo, ne ha da mangiare sempre di più e poi comunque è morta perché non ha più cagato. Mi dispiace. Amen per nome che gli voglio bene. Però è così, lì la macchinetta tranquilla, un lassativo naturale non l'hanno trovato. Arriviamo alla sintesi, il progresso come impigrimento della società e impigrimento dell'uomo in un certo senso, che alla fine sta sempre uguale, perché poi si abitua e quindi non vive più la gioia della cosa nuova, della ma gioia purtroppo di... se tu crei delle situazioni, macchina, computer, telefoni, cosa ti posso dire, ultra comfort dentro la casa, parabole satellitari, Dolby Surround, sistema che te fai così con le mani, si accende le luci, tu cosa hai creato nella psiche umana della persona? Perché devo faticare di più? C'è questo? Dopodiché lo prende uno, lo prende 10, lo prende 100, diventando una necessità, quello che fa fare un click costerà anche poco per chi lo produce, ci sono i cinesi che ti lavorano, ecco che tu hai messo il marchingegno a disposizione di tutti. Se non ce l'hai, ti ritrovi a fare l'eremita, ecco, su un monte dell'Erebo sicuramente queste domande non se le pongono, perché non ha il rapporto con la società. Interessante, allora io ti chiedo, in una società che
come massa tende verso comunque il progresso, quindi tende a darti questi servizi che ti impigriscono. E certo, quindi tu alla fine ti trovi un po' trascinato in questa cosa. Certo, non ci sono persone che hanno fatto la scelta di staccarsi proprio anche fisicamente dalla società per rifiutare questa idea di progresso, persone anche intelligenti, insomma, no? Certo. Io ti chiedo, secondo te la soluzione è questa, cioè andare a rintanarsi in un eremo lontano dal progresso, oppure bisogna accettare il progresso, vederne i limiti, ma viverci insieme, cercare di accettare il progresso, ma vivere nei limiti. Ma quello che ti forse l'hai fatto anche mi piace, guarda, tanto per ritornare in tema, vedi che dopo si parla sempre di questo mondo. Sì. Quando ho pubblicato una foto di Einstein, quella che diceva: speriamo che la tecnologia non prenda, non vada oltre all'umanità stessa che la crea, perché sennò l'umanità diventa una generazione di idioti. Questa è una frase di Einstein 70 anni fa, voglio dire. Poi la gente magari non la gira, non la clicca. Perché non la clicca? Perché metti il piumone sentimentale col gatto lì, ci vedi 10 persone che mi clicca. Fai su Einstein, troppa pippa mentale, hai da pensare. Ti devi problemizzare. A livello esistenziale ti chiedi tanto a te stesso, ma perché me devo chiedere io? La gente non se vuole chiedere, anzi, se vuole chiedere sai che cosa? Vai al bar e ti dice, oh, ti voglio dire una cosa, vabbè, mandami le mail che ti rispondo. Oppure ti dice, è più vero. Tanto oramai è così la prassi, che vuoi fare? E le poste? I postini non ci sono più. Se tu hai le poste sono raccomandate, la posta normale, la bella cartolina che era il comunicare del mondo, non esiste più, c'è la cartolina d'epoca, per ricordo che te la tieni dentro a casa, ma non le belle cartoline che spedivi, te le tenevi, le foto che te tenevi, quelle cartacee non ci sono più, i rullini della Kodak Color sono falliti, perché è evoluta la sua tecnologia, non perché le foto non ci si fanno più, non perché la posta non si fa più, se spedisce, i social network fanno uguale, è una piattaforma che si evolve, come la macchina, tutte le tecnologie, solo che noi stiamo andando sempre dei gradini più alti, in cui allora non parliamo più per niente, tanto c'è tutte macchine, è per scrivere, è per spedire una posta, è per fare una foto, è per dite buongiorno, è per cagare, è per prendere il pensiero della mente. Allora voglio dire, i due braccia e le due gambe cosa devono essere utili nella vita? Per essere che cosa? Dei tecnici per saperla poi utilizzare tutta sta roba. Delle mail, le cacchi, allegati, PDF, perché poi la piattaforma delle mail del Virgilio non è quella di Yahoo, è quella di Outlook, e tutto il mondo me si perde. Mi hanno detto anche altre persone che dice i bambini di oggi, che gli dai un giornale, loro tendono a fare così, perché certo, vogliono allargare le cose, allargare, sono talmente calibrati sulla cosa tecnologica che la usano anche dove non serve. No. E secondo me vanno in dramma, perché ti faccio un esempio, la mia generazione che è un po' più vecchia, e quindi queste cose non ce l'aveva, però c'ha una cosa fin da quando siamo abbastanza giovani, c'è la ricerca, cioè se tu vedi un testo sai che dici, ho visto una parola su un libro, non mi ricordo che pagina era, tu clicchi e la trovi subito, no? Lo scomodo di andare a vedere un libro è che ti viene voglia di cercarti la cosa e sai che te la devi trovare te. Certo. Quindi ti impigrisci in questo senso, ti abitui, perché in effetti è comodo. Ma non infatti, devi ricordare dove questa è un'altra cosa, la piattaforma libraria, come te l'avevo detto un'altra volta, ho fatto un'indagine, quella dell'ebook ha spopolato a livello di lettura libri in America, dove addirittura ti danno l'ebook a casa e ti ci mettono una modalità dentro una delle storie dei chip di controllo, te ne sei meglio a livello tecnico, mette delle cose in cui tu come sfogli, dove ti fermi e cosa rileggi più volte in base al tempo in cui tieni la pagina del libro aperta, quindi vuol dire che memorizzi di più, loro vedono anche il tuo modo di leggere e quello che è il tuo interesse nella lettura del libro che ti hanno dato, e la spendere a livello economico. Ancora in Europa noi siamo pigri, ancora l'editoria elettronica non ci piace, ti dico però una cosa, arriverà poco, un dramma di Facebook è questo, che tu sei monitorato nei tuoi gusti, certo, cose che poi vengono vendute alla certo, ma quella dell'ebook è quella uguale della piattaforma di Facebook, ma noi siamo controllati da Facebook, perché certo, quindi voglio dire, sì è la stessa modalità, te che piace Einstein col tuo account di Facebook tra virgolette lo sa. O altre cose, certo, insomma, e quindi a livello di marketing ti proporrà dei prodotti allineati a questa cosa, certo, perché sempre e ti rimanda alla palla. Dopo c'è la gente che si stufa, perché poi dopodiché vuole anche cambiare gusto e dopo toglie il mi piace su una pagina perché dice sempre questa insostenibile leggerezza dell'essere, du palle, e perché ormai gli piace la Nutella, è finita la faccenda, ma non gli importa, anzi Facebook sta controllando milioni e milioni di consumatori,
miliardi, tutte direttive buone, perché noi gli abbiamo dato l'autorizzazione di sapere i nostri dati alla Facebook, e ci fa i miliardi grazie a quello che è il grande motore di Facebook, perché se no l'iscrizione a Facebook è gratuita, ma Facebook ci ha messo talmente tutte le aziende del mondo dentro a parlare che vale i miliardi. Mythic è una nicchia, perché lì vogliono accoppiarsi e vogliono scopare. Facebook raccoglie tutto, è il coltivatore, è l'agricoltore, il disoccupato, l'integrato. Sai chi non raccoglie tanto Facebook? Il ricco. La gente con i quadrini non comunica con Facebook, perché la pugnetta di Facebook non la digerisce più di tanto. Popolare. Gli sa di popolare perché è massa. Ci vuole un Facebook per ricchi. Ma il Facebook per ricchi non lo fai, perché il ricco non ci sta a farsi le pippe col computer. Se ci va 10 volte all'anno è buon. Sta in altri posti, Ricco. Io ti voglio parlare di due o tre persone che conosco io, miliardarie, vai a vedere, c'hanno scemo. Alcuni c'hanno il profilo, ma è più la gente che è amici di loro che scrivono sul loro diario che loro stessi che comunicano. Se vai a vedere, su un anno ci sono 5 foto di loro e basta. Altri proprio non ce l'hanno per niente, addirittura manca il nome dell'azienda, non c'hanno, manca la pagina dell'azienda. Perché non gliene frega proprio una pugnetta. Si pubblicizza se lavorano sul ramo pubblicitario, ma se si parla delle aziende, che ne so, un'azienda che fa dighe, che c'ha i miliardi, la pagina Facebook non gliene pippa e non c'ha manca il profilo lui come titolare. Perché non ha dei clienti popolari, ma prendi una marca di un'auto, troverai che il sito la pagina Facebook forse è più bella. Certo, il miliardario che deve fare il prodotto per la massa, è logico che deve pensare che Facebook ce l'esse, ma il miliardario che deve fare il prodotto per la nicchia, non gliene frega. O se fa il prodotto della massa, non ci mette il suo profilo personale, mette solo il nome dell'azienda. Tipo gente che c'ha gli alberghi, trovi l'albergo, ma tu vai a vedere il profilo della persona che è il titolare dell'albergo, non lo trovi su Facebook o non comunica con Facebook. Gente che c'ha anche i resort, non ce l'hai, perché dicono che è una pugnetta. Dici, sì, io vado su Facebook, poi dopo comincia a dare amicizie, tutti mi vengono lì, tutti mi cercano, gli si crea la fisma che lui non c'ha voglia per pigrizia di accendere il computer, perché c'ha i soldi per stare sotto una palma all'isola di Mallorca, ma che gliene frega di farsi felice. Quindi con se stesso col computer. Scusami, meglio sta sotto una palma a Mallorca che sta su Facebook. Certo. E allora la scelta non è sta su Facebook. Anche il poretto dovrebbe trovare il modo di vivere la sua vita nella natura, nella campagna, dove può, e vivere la sua nella realtà. Ma come rendersi più mondiale di così? Se non tramite Facebook, che comunica con il mondo. Ma Ricco è tanto contento di non essere mondiale. Ma è mondiale con se stesso, perché sta al posto per 365 giorni l'anno. Non fare il desaparecido. Perché ti ricordo che anche il turismo di massa è diventato negli anni di piombo, negli anni 60. Prima era una nicchia, era un lusso andare in vacanza. E si andava con la biga, con la carrozza, e costava un pacco di soldi. Quindi miliardi di nostri avi non hanno visto mai più di un chilometro da casa di loro. Dopodiché ha cominciato la gente a camminare per il lusso del camminare, un po' dopo per l'emigrazione con la valigia di cartone, come sai nel Novecento, sepiavano questi navi per andare in America o per andare nelle miniere a lavorare. Però e quindi non era turismo, ma era emigrazione di popoli per il lavoro, per la necessità di vivere. Ma quando è stata invece una comodità, un lusso per darsi un agio, questo turismo, tu l'hai visto crescere ormai, ma adesso ormai anche il turismo stesso è stanco di se stesso, perché la gente si aggrappa talmente tanto a quei 5 giorni sotto una palma che si dispera poi col mondo e lo deve comunicare la sua palma vissuta per un giorno all'anno. Il miliardario se la comunica da solo tutto l'anno, è un godereccio. Perché se gli è più a voglia, se pulisce il culo con gli stessi soldi, se la carta igienica non la trova, se vuole più all'aereo, se vuole può fare tante milioni di cose. Sicuramente non se le pone lui, saranno gli altri che porranno le domande a lui cosa fare, perché naturalmente non gli manca modo, insomma, ecco, la gente va lì, buona sta idea, dote dei soldi e cammina e vado. Ascolta, allora, il discorso rivoluzione in atto che sta per scattare, cosa ne pensi? Sì, la rivoluzione. Berlusconi ha detto che se va in ciao galera pin, faranno la e ciao pin, ciao pin, non, ciao non vedi rivoluzione in agguato. La rivoluzione di se stesso, sempre più idiota, è più schiavo di se stesso sempre. Sì.
Ma l'uomo non può fare la rivoluzione di che cosa vuol fare? Ogni secolo c'è stata una rivoluzione. Ma sono piacenti, che ne so, un bel grillo è piacente. Fa anche lui al suo modo la rivoluzionario. Ecco, questo può diventare, ecco, il piacente. No, aspetta, un conto è la protesta che ci sta, c'è sempre stata. Io dico la rivoluzione, cioè lo stravolgimento della situazione sociale, come è stato in Russia, come è stato in Francia, come è stato in altre situazioni. Io ti dico, adesso, visto che c'è molta crisi nella società e la gente sta anche male, nonostante quello che dici, la gente sta male, certo. Economicamente, certo. Culturalmente, certo. Occorre... c'è la spinta verso una un... Questo ne abbiamo già parlato in altri video, ci deve essere il collasso sociale, ok? Totale. E per quanto loro abbiamo comunicato ormai che le frontiere non esistono più, il collasso sociale si è molto allargato per crearsi i presupposti di essere un collasso sociale, ok? E non lo so io, ma io penso che io moro, te mori e non lo saprei mai raccontare. Però sicuramente la storia mi diceva, i grandi storici dicono che la storia è ciclica, che quindi un collasso esista, c'è. Quello dell'economista Malthus, che te lo ricordi sempre, ogni tanto mi ci fa le battute, lui la collegava al fatto che il popolo cresce e le risorse per sfamare sono sempre uguali, quindi dopodiché c'è l'epidemia, la peste, muore un po' di gente e poi si ritorna a svilupparsi, a riprocrearsi, a riprodursi, tanti figli, ben venga, che Dio se ne protegga e amen, insomma, la preghiera l'ho fatta. Tutto qui, i collassi ci sono, le storie cicliche e ciclica, si tratta che saranno allungati gli archi temporali con cui si creano, perché tanto lo storico ti permette che chi lavora sopra, con tante pedine, sa dallo storico gli sbagli che non va fatti, ma sa che esistono gli sbagli comunque, corregge, mette la birra e corregge un attimino, dura un po' di più, sì, ma tutto lì, insomma. Però manifestazioni di piccole entità o piccole medie entità di rivoluzione ci sono. Dove le vedi più spesso, vere rivoluzioni? Le vedi nei paesi giovani, come dicono i grandi antropologi, dove la vita media è bassa, dove la gente non si invecchia perché i vecchi danno solo fastidio, e lì forse naturalmente... Ma l'Uruguay, come vedi la nuova tendenza nell'Uruguay? Ieri hanno approvato la vendita di cannabis, c'è questo presidente che si è tagliato i fondi. Falli fa? No, ma come la vedi? È una situazione di rinnovamento forte? Questo la comunicazione non l'ho letta, ma si parla di culture completamente diverse, in cui l'approccio alla vita è diversa nel mondo sudamericano, nel mondo africano o nel mondo asiatico. Sono simili a noi, però dai, sono un po' europei per lingua, per cultura anche. Beh, i sudamericani comunque si sono dei godereci, anche se ha un euro in tasca tutti i giorni e sanno festeggiare sempre. L'italiano e l'europeo no, con l'euro in tasca non festeggia. No, o lo nasconde, che c'è l'euro e basta, o comunque sia fa il barbò, fa il disperato, se mazza, va in crisi esistenziale, diventa un peso per la mutua, per il DSM, va a rubare, fa il delinquente, riempie le carceri, ma non si diverte. Nel mondo americano un po' si ribalta, c'è sempre anche queste situazioni, si creano, perché anche lì... Gli Stati Uniti sono come noi, dai. Gli Stati Uniti sono come noi. Canada, certo, ma perché lì ci abbiamo puntato, gli europei con la colonizzazione ci hanno puntato a portare però, tutto, li abbiamo ammazzati tutti quelli che erano i popolani americani, Stati Uniti, la propria popolazione l'abbiamo sterminata, come mi dice l'Australia, c'è il Mast Patra Maori, anche Malina l'hanno sterminati, cioè credo che dice uguale a noi, cazzo, so di origine europea, è nazione europea, i sudamericani ancora di loro sono rimasti intatti, porca madonna, cultura è anche metà europea, allora se vai a guardare, i bianchi soffrono in Australia, perché la loro carnagione si deve abituare, ancora in Tensegra non si è abituata all'esomatico. Io sono contento, però volevo focalizzarmi sul discorso che ci sono indizi di novità abbastanza forti, l'Uruguay che ha approvato la vendita della cannabis, che c'è un presidente rivoluzionario che stava nella resistenza, la Tunisia, i paesi arabi che cercano un attimino di andare un po' verso certe cose, l'Ucraina che adesso si sta ribellando perché il presidente si voleva legare per fini economici con la Russia, ma gli ucraini hanno detto no, noi vogliamo stare meglio, e per loro stare come gli europei che stiamo male è una pacchia, e quindi si stanno puntando, noi vogliamo andare verso l'unità europea. Però io
certo, ma questa comunicazione chi te la dà comunque? Se sembra una parte filtrate, quindi noi sappiamo metà e metà sport. Se sai che lì ce n'è lo 70-80% che i mezzi di comunicazione ancora non sanno nemmeno che esistono, momenti sono talmente lasciati allo stato brado. Io ti dico di basarci su quello che ci sta arrivando, però è ovvio che può essere manipolata, però su quello che ci arriva, no? Uruguay, Ucraina, soprattutto l'Uruguay mi ha stupito, perché non è, deve essere un paese molto avanzato, ma ha fatto queste scelte coraggiose. C'è sto presidente che magari faranno fuori entro a breve, perché se è troppo rivoluzionario secondo me rischia molto, ma ti dico, vedo questi segnali, quindi intanto i problemi dell'umanità sono risolti, sono affrontati sempre in due modi: rivoluzione o progresso. Ho capito, ma gli equilibri mondiali si riassestano, si riformano e si ricreano. Quello è senza ombra di dubbio. Qui si parla di rivoluzione della società in cui fanno parte le 7 più grandi potenze del mondo, ok? Oh, quello è quello che conta. Oh, gli equilibri tra di loro. Oh. Perché tutti gli altri paesi satellitari che danno da mangiare alle varie 7 potenze, chi più che meno con i loro partnership, conta fino a un certo punto. Si addomesticano, si ricreano, si rigenerano e si riformano. Oh, con ben venga. Ci buttano un po' di missili quando rompono i coglioni, ci buttano un po' di bombardamenti o gli mandano un po' di truppe di salvataggio. Fine della storia. E tanto rimane lì. Il grande Che Guevara, che è stato per me l'unico che ha fatto un po' dei paesi per portare la rivoluzione, la voleva far espandere a livello internazionale, ha fatto la finca fatta. In Uruguay c'è un presidente che stava nella resistenza, come può essere Che Guevara, però. Certo. Non so quanto camperà, ma ci è arrivato in presidenza. Sì, ma rimarrà lì. Chavez l'avranno fatto fuori, certo. Tutto quello che vuoi, sarà un dittatore, ma era una personalità abbastanza particolare, non era così allineato. Sì, ma che c'hanno la vitalità, i sudamericani ce l'hanno, ma non c'hanno mai le capacità che ci poteva essere 50 anni fa. Non vale a cavarti la pesca di poter dire da Cuba mi trasferisco in Bolivia, vado in Africa a reclutare gente e a creare sommosse. Non c'è più questi soggetti qua. La gente fa il campanilismo con il loro stato. Fine, non esiste più. Dici che sono così? Ah boh, adesso non l'ho visto più. Non l'ho visto più ricrearsi della gente così matta. E comunque con l'Uruguay terminiamo. Io ho la mia chat online Eros erotica. In linea diretta con Sara Tommasi. Sei dipendente anche te dalla. Eh certo, che fai? E come faccio? Il mio limite è me stesso. E me stesso c'ha un limite, e che quindi. Facebook mi parla? Condividi? Io non ce l'ho. Non condivido. Pensa che ho lasciato il tablet in ufficio. Ah, ho lasciato il tablet in ufficio. Certo, lo riprendo. E con chi comunichiamo, no? Ma io sto tanto bene a comunicare solo. Ma io mi ammazzo. È brutto dire che ci si ammazza. Tanto chi lo dice non lo fa. È fuori moda. Chi lo dice non lo fa. E chi non lo dice non lo fa. Ma che ne so, bisogna essere sempre di moda. Mazzasse non so. No, era di moda nell'800, che faceva un po' trito. Ti faceva figo. I tempi di Goethe. Ma perché a me piace. Tu sei un romantico o sei un classico? Io un romantico, sì, con me stesso molto. Tante seghe mi faccio. Sono un romanticismo. No, io intendevo in senso filosofico letterario, non in senso fisico. Io sai com'è, sono limitato a me stesso. Io invece sono. Non riesco ad andare oltre a me stesso, capito? Tu mi dici robe grosse, evade il pensiero. Come hai detto? No. Vedi che non ti ascolto, non so. Ecco, dica un po'. Dove siamo qui? Evadere. Siamo arrivati a Pesaro. Speriamo che la produzione mi ha fatto solo un coso, speriamo che ce lo pagano sto video. Sì, non lo so se lo pagano. Se vuoi salutare. Abbiamo tergiversato. Abbiamo chiacchierato. Se vuoi salutare, vuoi far vedere. Grande verità, morirà questo video con noi, ma i posteri ne faranno granduso. Facciamo vedere la bellezza di Pesaro. Morivo. Quello sento, però vuoi dire qualcosa di saluto? Ah, via Flaminia diventa, Questa che zona è di Pesaro? Via Flaminia, io manco il soldo via Flaminia. Tira fuori il navigatore. E con doppio il navigatore. E dentro la scatola, qui, c'è il filo anche. Ti riaccende? Quello sempre, Dove siamo qui? Te perché Pesaro la conosci bene? Sì. Secondo te è più bella Pesaro? In alto tenendo premuto per 3 secondi. È bella Fano.